Come qua, io sono con Luca Sardelli. Ciao, come stai? A posto, grazie di essere qua questa sera. Grazie mille. Allora, noi ci troviamo nel centro di Pontedera, nel tuo pub, L'Orologio. Allora, che tipo di locale è? Dunque, L'Orologio ha una tradizione che è molto antica, è uno tra i pub storici di Pontedera, sono 32 anni che siamo in attività, è rivolto a una clientela un po' più tranquilla e che ha piacere di venire a passare una serata con della musica dal vivo. Poi sei veterano, diciamo, no? nei locali. Sì, certamente, al di là di questo sono stato anche proprietario di discoteche, ho avuto altre gestioni, collaboro con Penelope Sexy Disco, insomma, nel campo della notte, diciamo. Complimenti per il locale, perché è veramente bello, strutturato bene, molto arredato in stile, in gusto. Quindi, insomma, il pub serve anche a questo, no? Fare venire qui i giovani, la gente, insomma, che si rilassa anche piacevolmente senza avere la musica della discoteca dietro. Sì, infatti, la nostra politica è proprio questo. Chi viene a trovarci cerca un ambiente un pochino più di relax, per trascorrere insieme qualche ora, per bersi qualcosa e sicuramente per non avere la confusione indosso. Credo anche una bella cosa averlo proprio nel centro, diciamo, della città. Il centro di Pontedera in questo momento sta un po' soffrendo sul commercio, perché purtroppo si è un po' svuotato e spopolato. Noi cerchiamo di reggere botta, di cercare di dare comunque l'alternativa a quello che è la sera in Pontedera, anche perché siamo uno dei pochi locali aperti e quindi accogliamo la clientela che magari passeggia sul corso e che ha voglia di venirsi a bere una cioccolata piuttosto che un cocktail qui da noi. Sono gli orari di apertura? Dunque, noi apriamo la sera alle 21.45 e chiudiamo verso l'1.30 alle 2. Il fine settimana è un pochino più lungo e in occasione possiamo organizzarci anche per apericene, delle cene private, facciamo anche degli eventi particolari rivolti a una clientela che magari vuole riservarsi il locale in esclusivo, e per cui appunto qualcuno che ha bisogno di organizzare qualcosa può venirci a trovare e sicuramente troveremo delle soluzioni per tutti i portafogli. Quindi c'è proprio un pubblico un po', diciamo, variegato. Sì, dobbiamo far conto che, e questo magari mi fa fare il conto dei miei anni, da quando sono partito ho visto passare delle coppie da qua dentro che addirittura si sono sposate, adesso i figli di 18 anni tornano di nuovo qua, quindi non voglio dire nient'altro. Va bene Luca, ti ringrazio e quindi tutti qui all'Orologio. Grazie a voi e ben lieto di avervi conosciuti.